Mercoledì nero per la Roma alla prima sconfitta interna della stagione, roseo per il Genoa al settimo risultato positivo su 10 gare in trasferta. La cronaca. Il rientrante Föller, controllato in modo perfetto dall'ottimo Torrente, si distingue soltanto all'ottavo minuto. Al quarto d'ora ospiti in vantaggio, errore dei romanisti a centrocampo, fuga solitaria del velocissimo Aguilera che mette a segno il gol partita. I giallorossi, in difficoltà per il pressing e il raddoppio di marcatura degli avversari, reagiscono con orgoglio ma in modo piuttosto disordinato, costretti quasi sempre a giocare il pallone in affanno. Ci prova anche il terzino Nela, ma il suo insidioso tiro cross trova piazzato Braglia, che anche oggi confina Gregori in panchina. A un minuto dal riposo, lavoro anche per Cervone, che si oppone brillantemente a un colpo di testa di Ruben Paes. Ripresa. Eranio e Ruotolo, motorini mai in riserva, offrono al solito Aguilera la possibilità del raddoppio, sempre in contropiede. Ma la formazione di Radice si lancia coraggiosamente in avanti ed è sfortunata sullo stacco di Bertold, che colpisce la traversa. Di Mauro, uno dei migliori, si prodiga. Il suo invito non viene sfruttato a dovere da Comi. Con la Roma sbilanciata alla ricerca del pareggio, il contropiede dei Liguri trova terreno fertile. Prima Ruotolo, poi il tandem uruguaiano Aguilera-Ruben Paes sfiora il raddoppio. Proprio allo scadere l'ultima emozione. Tempestilli, goleador domenica scorsa, sembra ripetersi, ma Ruotolo, ancora lui, salva sulla linea di porta. Rimangono alcune contestazioni dei giallorossi, che giriamo alla Moviola, e le dichiarazioni dei due allenatori, Radice e Scoglio. Sapevamo che potevamo trovare delle difficoltà, le abbiamo trovate subendo un gol dopo 10 minuti, e poi abbiamo rincorso questo risultato, ma non ce l'abbiamo fatta, facendo una gara un po' al di sotto, per la verità. Ecco, al di là di qualche episodio contestato e di un pizzico innegabile di sfortuna, questa non è la Roma che a lei piace. Le azioni partivano abbastanza bene, poi come si arrivava nei limiti dell'area avversaria si faceva un gioco abbastanza prevedibile, e così è andato per tutta la partita. Loro si sono difesi anche bene, perché ci sono anche i meriti degli avversari. Diciamo che oggi, continuando a sbagliare, siamo riusciti a portare in porto un risultato molto importante. Anche oggi abbiamo rischiato di vanificare dopo aver sciupato occasioni importantissime per chiudere la gara. Infatti lei ha definito la sua squadra in qualche occasione ingenua e masochista, ma mi pare che oggi non sia stata né l'una né l'altra cosa. Io dico, il gusto, sembra questa squadra che trovi il gusto dell'errore, no? Si bea a fare degli errori, a complicarsi la vita, però sono dei peccati di gioventù piacevolissimi. Qualcosa da dire a chi l'aveva già dato troppo presto per spacciato? No, il De Profundis si intona quando uno è dentro la bara. Io non sono mai stato dentro la bara, sono stato ai limiti, quint'ultimo posto, quindi aspettiamo.